Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Casa Craft. E ragazzi, ho risolto il problemozzo. Avevo dimenticato un cavo sopra lì. Ok, perfetto, quindi lasciamo da parte la nostra immersive e ci facciamo un bel mattock. Vediamo, buon, magari facciamo di buon. Ok. Ho fame, raga. Ho fame. Ok, quindi prendiamo due buon. Poi, Tinker. Facciamo due di questi. Due di questi. Ok, facciamo quattro di questi. Lo mettiamo qua, facciamo questo, la shovel, questo e shovel, facciamo degli sticchetti, questo e questo. Ok, poi ci serve del ferro che dovremmo avere per farci un bel secchellozzo. Andiamo a prendere dell'acqua, ragazzi, perché dobbiamo fare la Agricraft. Lasciamo da parte un po' la tech oltre, perché non c'ho assolutamente voglia. Dove facciamo la nostra zona farming? Lo facciamo magari qua, dai. Quindi uno, ok, qui va l'acqua. Sono troppo OP questi mattock effettivamente. 4, 1, 2, 3, 4. Chiudiamo. Perché ragazzi, cos'è questo waterpad? Questo waterpad serve per metterci dentro acqua. Guardate, bam, diventa un secchio d'acqua. Mortacci tua, non volevo farlo. Andiamo a riprendere l'acqua semplicissimo, sai ragazzi, perché ti sei rotto, mortacci tua, perché io Minecraft c'ho sempre spighe, domanda. Ok ragazzi, volevo mettere a fare una farm di semi, vediamo adesso quale. Volevo fare della farm con dei seed 10 10 10. Sono insopportabili questi waterpad, lo so, ma purtroppo non posso farci niente perché è la hard mod. Ok, ripariamo. Si consuma come niente, eh? Lo so ragazzi. Quindi questo lo zappiamo. Bam. Bim. 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 Ok. Che cazzo sta accadendo? Ok. Ragazzi, abbiamo fatto la farm. Noi non possiamo piantare adesso il seed. Sto registrando proprio di fretta, che devo scappare proprio come un coglione, proprio. Avete capito? Perché stanno. Ok, 1, 2, 3 e 4.
Ok, prendiamo i seed che mortacci tua, grazie. Ok ragazzi, come funziona, ragazzi, come funziona la Agcraft? Se io faccio espandere così, allora così vuol dire che puoi plantare un seed. Se io tramite del bone meal faccio bonillare questo, ci dà questo crop seed. In un raggio di tempo questo seed, ho preso il Wither Skeleton per esempio, però questo seed dopo un raggio di tempo andrà a espandersi in questo modo. Però io perché non posso aspettare, possiamo fare un watering can, che non è altro che una sorta di bone meal, facciamo del, prendiamo, dammi un oro che lo trasformiamo in ferro, dammi il ferro, poi ci serve del legno, ok, 1, 2, 3. Allora questo, 4 di questi, facciamo un watering can che ok, perfetto. I seed con questo fregno. Ok, vedete? Questo seed si è andato a espandere. Adesso vi dico come fare l'incrocio. Ragazzi, l'incrocio non è altro che tra due seed dello stesso tipo o di diverso. Per esempio, è come un crafting. Se io vado a mettere questo qua doppio, andiamo a dormire che sennò non crescono, mortacci tua, proprio adesso che mi stavo finendo l'episodio. Ragazzi, io adesso devo andare, però vi faccio vedere prima come si fa l'incrociamento tra seed, nel senso come copulano i seed. Allora ragazzi, questo più questo dovrebbe dare un seed. No, ah sì, guardate, questo seed, se li prendo tutte e tre, sarà di potenza maggiore. Guardate, vedete che non si staccano, perché questo seed ha una potenza maggiore rispetto a quei due. È semplicissimo. Ragazzi, io devo scappare, che devo uscire, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ragazzi, io sono Caso Time Selvatico, ciao a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che, mortacci vostra, ok, intanto sto giocando in F5, non badateci quanto sono pirla. Ok, facciamo così, prendiamoci questo. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Questo è tutto, ciao a tutti.